A distanza di 23 anni dalla sua scomparsa, Fiumicino ricorda il noto giornalista Aldo Abrugiati. Proprio in questo luogo a breve verrà intitolato un largo a suo nome. Aldo Abrugiati è stato molto importante per la promozione della cultura nella nostra città. Infatti fondò il Corriere del Litorale, il Corriere di Fiumicino e la famosa Teleradio Faro, ospitata a Palazzo Noccioli, qui alle nostre spalle. E siamo anche in compagnia dei figli di Aldo, Anna e Pietro. Allora, Anna, un ricordo di suo padre nella vita privata, ma anche come giornalista. Ok, mio padre nella vita privata era un papà come tutti i papà, probabilmente un po' meno assente perché era sempre preso da molte idee. Però quando c'era era un po' così, un po' stravagante, ma pensavo che tutti i papà fossero così. E poi invece poi piano piano ho capito che faceva tante cose particolari, tra cui il giornalismo, dove ha cercato di incamerare un po' tutti i ragazzi, che a quell'epoca si parla del 76 più o meno, e io ero ancora piccolina, e ha iniziato a fare giornalismo, ha aperto il Corriere di Fiumicino e poi la radio e tante altre piccole cose. E quindi era sempre molto attento alla comunità e faceva scrivere, dava l'opportunità agli altri di avere un pensiero libero, e questo è una cosa che trovavo molto importante e molto bella anche da piccolina, e poi piano piano quando sono cresciuta l'ho capito. E insieme al figlio di Aldo Abrugiati, Pietro, ricordiamo anche il nipote di Aldo Abrugiati, suo figlio, che è scomparso nel 2022 a 21 anni. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Sì, oggi sarebbe stato il suo compleanno. Aldo è una persona fantastica, un po' come il nonno, tante qualità. Un giovane che gli è stata tolta la vita da un ubriaco che andava a velocità esagerata. Ecco, vorrei lasciare un ricordo a tutti questi ragazzi e dire: ragazzi, mi raccomando, non bevete quando andate in macchina, perché quello che succede poi lo vedete. E oltre ai figli, oggi abbiamo anche la moglie di Aldo, Sofia. Sofia, com'era essere la moglie di un giornalista? Io sono contenta che sono la moglie di un giornalista. Però mio marito, quando l'ho conosciuto io, non è che ci aveva tutte queste idee. Piano piano, andando avanti, ho cominciato a aprire prima il giornale, ho cominciato a Focenna, insomma tutto quanto. Ha aperto il giornale e poi dopo il giornale ha preso la fantasia, insomma ha aperto la radio, la tipografia, perché se non aveva, avendo il giornale, ha aperto anche la tipografia. E noi, io e i figli, abbiamo fatto un po' di sacrifici, certo, per dargli una mano. Abbiamo aiutato proprio tanto. E sono contenta. Come verrà riqualificato il futuro largo Aldo Abrugiati, ma soprattutto perché è stato scelto questo luogo? Abbiamo scelto questo luogo insieme ai giornalisti locali perché proprio qui c'è stata la prima sede di Teleradio Faro, che è stato l'embrione delle tante testate che sul nostro territorio poi sono nate negli anni, si sono evolute e arricchiscono la cronaca della nostra città, di tutta la nostra città, da Isola Sacra a Tragliatella. E quindi cercare un luogo qui a Fiumicino che avesse una duplice valenza e che fosse anche centrale rispetto agli spazi che vengono vissuti ha fatto cadere la scelta su questo luogo, un luogo che, come vedete, prima era luogo di passaggio continuo di macchine, che invece in prospettiva verrà riqualificato con la realizzazione appunto di uno spazio verde che possa essere anche un luogo di aggregazione per i tanti più o meno grandi che vivono e camminano per le vie della nostra città. Mi avete raccontato che vostro padre aveva tantissime idee, voi come figli d'arte ne avete altrettante. Quali sono i vostri progetti? Beh, intanto ci ha fatto molto piacere di questa piazza Aldo Abrugiati, appunto alla sua memoria. E sia io che mio fratello... Vogliamo fare un'associazione Aldo Abrugiati che ricordi sia il nonno che il nipote e che continui quello che faceva il nonno praticamente, fare degli eventi giornalistici, degli eventi musicali, incontrare scout, legare il nonno al nipote e fare tutto questo un po' per i cittadini come faceva papà.
Quindi volete continuare la promozione culturale che vostro padre ha fatto nei suoi anni di carriera. Esatto, proprio così. Questo è il nostro intento. Vorremmo portare avanti questo sassolino che mio padre ha così messo nell'acqua e nella comunità per aiutare e supportare la nuova gioventù ad andare avanti, a trovare qualcosa di importante. Questo è quello che, per onorare sia il mio papà che mio nipote, suo figlio.